Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel Covo di Weavile. Io sono Stefano e nel video di oggi vediamo un mazzo veramente ma veramente strano. Questo mazzo non ha un vero nome, io l'ho chiamato Melanie Box perché Melania, la carta aiuto, è la carta che un po' fa girare tutto questo mazzo. Questo mazzo si è visto online di recente, giocato ancora poco, ma ha avuto dei buoni risultati e infatti ho visto che anche altri youtuber, oltre a me, hanno notato che questo mazzo ha del potenziale. La strategia è molto semplice, ma al contempo molto difficile. Noi vogliamo caricare i nostri attaccanti con Melania, usare l'energia luminosa per dare appunto l'energia del tipo che ci interessa al Pokémon in questione e pescare premi fin dal primo turno. Dicevo che è anche molto complessa perché la difficoltà di questo mazzo è capire sempre qual è il miglior attaccante da usare a seconda della situazione. Giocare Melania mi ricorda giocare la Saldatrice, che era una delle mie carte preferite di diversi anni fa. È un mazzo che è messo bene più o meno contro tutti i mazzi, con poche eccezioni. Naturalmente se trovate un mazzo contro cui non siete preparati, che ne so, un mazzo con debolezza fuoco, il matchup potrebbe essere un pochino difficile. Ok ragazzi, mettetevi comodi perché ci vorrà un po' spiegare questa lista per bene, visto che ogni carta ha un suo motivo per cui è qui dentro e il mazzo è piuttosto complesso. La carta di cui vorrei iniziare a parlare è Jirachi V. Jirachi V è una carta che probabilmente non avete mai visto in nessun altro mazzo. Ha un'abilità che dice che quando il tuo Pokémon V base viene messo KO dai danni di un attacco dell'avversario, puoi spostare un'energia base a un altro dei tuoi Pokémon. Questo ci permette di usare un attaccante dopo l'altro. È una delle carte più importanti in questo mazzo, perché quando giochiamo contro dei mazzi che comunque fanno tanti danni, subiamo tanti KO, ma non sempre riusciamo a giocare Melania per rimettere l'energia in gioco. A volte magari vogliamo utilizzare Ordini del Capo, per esempio, oppure Kissara. Quindi Jirachi è importantissimo. Un'altra carta fondamentale in questo mazzo, forse la più importante del mazzo, è Greninja. Greninja ti fa scartare un'energia dalla mano e pescare due carte. Questo ti fa mettere l'energia negli scarti per assegnarle con Melania. Tra l'altro vediamo Melania a questo punto nel caso non la conosceste. Melania fa assegnare un'energia acqua dagli scarti ai tuoi Pokémon V e peschi tre carte. Ogni turno della partita userai Melania. Quando non usi Melania è perché magari stai dando la Burno, che però ha un effetto molto simile. Tu assegni energia e cerchi carte nel mazzo. Rarissimamente userai il boss, anche se comunque a volte sì. Di solito il boss lo usi quando sei già messo bene e vuoi praticamente vincere la partita sicuramente, ovvero quando vai a mettere KO un Pokémon in panchina, perché tu normalmente subisci un KO a turno e dovresti usare Melania. Se non usi Melania e usi boss vuol dire che sei in vantaggio. E poi adesso lasciamo un attimo stare le carte aiuto. Dicevo, Greninja è fondamentale per scartare l'energia da azionare con Melania o con la Burno e poi pescare due carte. Oltretutto, con l'attacco di Greninja facciamo 90 danni a due Pokémon in panchina. Questo attacco è fortissimo, lo sappiamo già in tutti i mazzi in cui vediamo Greninja che spesso attacca anche. In questo video vedrete varie volte che userò questo attacco e sarà decisamente una delle cose che mi farà vincere le partite che vedrete. Quindi un attaccante veramente forte, oltre che avere un'ottima abilità. Per far funzionare Greninja ancora meglio, giochiamo una linea 1-1 di Palkia Viastro. Palkia Viastro, con il suo potere Viastro, ci fa assegnare 3 energie acqua ai nostri Pokémon acqua dagli scarti. Quindi carichiamo in un turno Greninja. Greninja possiamo caricarlo anche con Jirachi V, quindi mi raccomando ricordatevi anche quello. Con Palkia è ancora più semplice. Palkia è anche un ottimo attaccante, anche perché è l'attaccante con più punti salute in assoluto, quindi è un ottimo attaccante da giocare in questo mazzo. Per finire un po' le carte di contorno, abbiamo anche Squawkabilly EX. Squawkabilly EX ci serve per le brutte partenze. Se noi partiamo male, ma abbiamo solamente una ball, Squawkabilly, scarti tutto, peschi 6, è un mazzo comunque consistente, quindi solitamente se fai Squawkabilly poi comunque riesci a settarti piuttosto bene. Gli attaccanti. L'attaccante più semplice e neutro, se vogliamo, in questo mazzo è Suicune V. Dico neutro perché vuole solamente energia acqua, quindi non è necessario caricarlo utilizzando l'energia luminosa, che è un po' la carta chiave che giochiamo in questo mazzo e ci permette di giocare tutti questi attaccanti che vediamo adesso. Energia luminosa, mi raccomando, assegnatene una sola per Pokémon, perché sennò vale come energia di nessun tipo, di tipo normale. Dicevo, Suicune fa 20 danni più 20 per ogni Pokémon in panchina se tu cade l'avversario. Quindi può arrivare a un massimo di 220 danni, che è un ottimo numero in questo momento, i Pokémon vengono quasi sempre 200, 210, 220, e con l'abilità tra l'altro pesca una carta se è in posizione attiva. Tantissime volte noi il primo turno attaccheremo con Suicune, perché basta veramente poco a scartare un'energia, usare Melania, caricare e fare un attacco il primo turno, che spesso vuol dire anche un KO, quindi noi mettiamo veramente tanta pressione sull'avversario. Molto simile a Suicune era Raikou V. La carta è pressoché identica come abilità e come attacco, la differenza è che è di tipo lampo, quindi possiamo mettere KO facilmente Lugia oppure Palkia.
un'ottima carta da giocare contro quei matchup. Come attaccante acqua abbiamo anche Starmie V, che vi dirò, è una delle carte che uso molto, cioè che uso pochissimo rispetto agli altri. Uno dei grossi vantaggi è che ritira a zero, quindi a volte lo mettiamo in panchina solamente per avere un Pokémon da mettere attivo dopo il KO o quando usiamo lo scambiatore incrociato, per poter ritirare senza scartare energia. Con il suo primo attacco fa 50 danni, non è infettato da debolezza e resistenza e altri effetti, non ci interessa. Secondo attacco, 50 danni per ogni energia assegnata ai Pokémon del tuo avversario. Questo è un attacco fortissimo contro quei mazzi che si caricano tanto di energia, Arceus Giratina per esempio, ma anche i mazzi Lost Zone a volte si riempiono di energia il campo usando tanti portali miraggio, anche Gardevoir a volte, quindi ecco, è molto importante tenere presente che il nostro avversario potrebbe dimenticarsi che giochiamo questa carta e anche noi potremmo dimenticarcene, quindi ricordiamoci che abbiamo questa opzione che a volte ti fa vincere delle partite. Altro attaccante importante, quale guardiamo adesso? Guardiamo Dragonite. Dragonite fa 250 danni, è l'attaccante che fa più danni in assoluto di quello che abbiamo in questo mazzo, cioè come danni base diciamo. La differenza rispetto agli altri è che vuole 3 energie, quindi Dragonite va caricato per forza mettendolo in gioco un turno prima per spostare l'energia con Jirachi. Quindi con la Burn non possiamo caricarlo subito, con Park non possiamo mettere energie, dobbiamo mettere in panchina Dragonite. Quando subiamo un KO spostiamo l'energia su quel Dragonite e poi usiamo Melania, usiamo la Burn, possiamo attaccare. Dragonite serve perché non tutti i Pokémon hanno delle debolezze che possiamo sfruttare con la nostra varietà di tipi. Se sei contro un mazzo che ha debolezza fuoco, per esempio, devi usare Dragonite perché non hai attaccanti di tipo fuoco in questo mazzo. Zapdos di Galar V fa 170 danni e vuole un'energia in meno per ogni Pokémon in gioco del tuo avversario. Contro Arceus Giratina, praticamente con un'energia luminosa, mettiamo KO Arceus fin da subito, perché ci sono in gioco tanti Pokémon V. È un attaccante molto forte, anche contro Miraidon, per esempio. Poi abbiamo Drapion, che vabbè, direi che lo conoscete alla grande, si può anche caricare volendo con l'energia, però ne vuole tante. Drapion per Mew soprattutto, non lo usiamo praticamente in nessun altro caso. Contro Gardevoir è difficile caricarlo e mettere KO Gardevoir EX. Contro Gardevoir cerchiamo di giocare tanto di Greninja, anche contro lo Zone Box. Cioè l'idea è quella di mettere pressione con degli attaccanti all'inizio come Suicune o Raikou e poi fare una giocata mettendo KO Manaphy e poi fare una giocata di Greninja. E si riesce a fare abbastanza regolarmente. Un altro attaccante è Shaymin. Shaymin fa 60 danni più 40 per ogni premio preso dal tuo avversario. Quindi dopo 2 KO noi facciamo 220 danni con Shaymin. Se mette KO anche Greninja facciamo anche 260 danni, che sono tantissimi. Shaymin è forte contro Tinglu per la debolezza erba. E anche contro Tyranitar V, per esempio. Infine, Lumineon V è importantissimo. Ci fa prendere Melania, soprattutto quando non ci abbiamo il primo turno, ma qualunque carta aiuto ci serve nel corso della partita. Carte aiuto, abbiamo detto che, oltre a quella che abbiamo visto prima, abbiamo naturalmente una Kissara. Ne giochiamo una sola perché non ne useremo più di una alla partita. La usiamo o per bloccare il nostro avversario a fine partita, quando magari è molto in vantaggio e pesca solo due carte, oppure inizio partita quando partiamo male dobbiamo pescare un po' di carte. E poi Spino. Spino in questo mazzo è interessante per vari motivi. Innanzitutto, allora, Spino intanto ti fa scambiare un Pokémon base che hai in gioco con un Pokémon base che hai negli scarti. La cosa forte di Spino è che ti permette, da un lato, di recuperare i tuoi attaccanti. Quindi, per esempio, sei contro un mazzo, che ne so, Palkia, o comunque magari ti mettono KO Raikou e ti serve un altro Raikou. Tu puoi senz'altro utilizzare la canna da pesca super per recuperarlo, poi prendere la mano normale e la mano normale, prendere la... c'è quella Minor Ball, andare a riprenderlo, però sono tanti passaggi, magari a volte non riesci. È difficile, anche, che ne so, anche contro giocando Drapion, fare due Drapion di fila è abbastanza difficile. Se però utilizzi Spino, tu rimetti in gioco direttamente l'attaccante. Addirittura potresti avere in gioco un Pokémon con una o due energie assegnate, usi Spino e metti in gioco Dragonite. Anche questa è una cosa molto forte, perché almeno non deve essere in gioco il turno prima. Inoltre Spino ti permette di scambiare, per esempio, Squawkabilly o Lumineon, quindi dei Pokémon facili da mettere KO, con un Pokémon che hai negli scarti. Una carta che non usate tutte le partite assolutamente, però è molto comodo averla. Per questo secondo utilizzo assomiglia un po' a Macelle dello Stadio. Tu la giochi quando hai 5 Pokémon in panchina e scarti quello che vuoi evitare che ti venga messo KO perché magari ha pochi punti salute o perché è danneggiato. Per il resto abbiamo 4 scambiatori incrociati perché appunto è difficile utilizzare l'ordine del capo in questo mazzo dovendo fare sempre Melania e quindi vanno benissimo questi. Noi peschiamo tantissime carte, noi con Melania aumentiamo le carte che abbiamo in mano, con Greninja pure, abbiamo anche 4 scarpe da trekking, è facile utilizzare scambiatori incrociati in questo mazzo. Abbiamo un paio di modi per ritirare, che comunque ci vogliono, la Pesobo perché abbiamo tutti i Pokémon in monocopia naturalmente,
Battle V-Pass per cercare i Pokémon nel mazzo a inizio partita, due Mesapoli perché ci servono tanti Pokémon, appunto, e questa è una delle carte stato migliori da giocare. Tenete presente che senza abilità questo mazzo è un po' in difficoltà, specialmente per quanto riguarda Greninja, quindi sentirlo Biancacima è un problema. E infine, due sigilli forestali, perché non sempre utilizzano il potere viastro di Palkia, a volte gli serve il sigillo forestale per dare più consistenza al mazzo. Ragazzi, le partite sono molto belle, buona visione. Allora, comincia il mio avversario, il che significa che posso provare a fare un KO al primo turno. Che lo vedo anche abbastanza fattibile, perché ho il super passo di Plotter, prendere l'attaccante che mi serve, quindi in questo caso immagino Suicune, scambiatore incrociato per switchare Greninja e mandarlo attivo, poi prendo Squawkabilly e dovrei essere a posto. Comunque siamo contro Gardevoir, quindi di sicuro non uno dei mazzi più semplici che dobbiamo sfidare. Speriamo che magari vada a prendere Manaphy subito perché vede questo Greninja, così se riesco a metterlo KO al primo turno sarebbe una giocata incredibile. Però giustamente la sua priorità adesso è prendere i Ralts, quindi la vedo abbastanza dura, però sarebbe davvero bello. Level Ball, vediamo se prende un terzo Ralts. Sì, beh, metti giù Manaphy. Peccato, peccato, però comunque mettere KO un Ralts va benissimo anche quello, eh. Vediamo cosa pesco. Fuori di fuga, così non avrei dovuto sprecare lo scambiatore incrociato, vabbè. Vediamo, Squawkabilly c'è ed è fondamentale. E poi direi Suicune. Pare che ho doppio Battle V-Pass, quindi nei premio Raikou. Ok, facciamo così. Sicuramente Jirachi e Palkia. Palkia V-Star ce l'abbiamo, sì, ok. Beh, facciamo così. Sì, uso lo scambiatore, devo scartare tutto, quindi tanto vale mettere KO un Ralts. Allora, in realtà io qui prima scarterei tutto e poi pescherei con Suicune, perché metti che pesco Melania, sarebbe un problema. Ok, ci siamo, va bene, dai, allora. Minor Ball, sì, usiamola, vediamo se c'è qualcosa che vale la pena prendere, magari Starmie. Oppure voglio lasciare lo spazio per Lumineon eventualmente. Lasciamo lo spazio per Lumineon, anche perché Starmie è un attaccante che se lui non sa che io lo gioco, le cose possono essere interessanti. Perché magari lo sorprendo, visto che comunque Gardevoir gioca tante energie. Ok, quindi abbiamo avuto un'ottima partenza, niente da dire. Prendiamo un'altra Melania per dopo. Ci peschiamo anche una carta con Suicune. Benissimo per l'altra energia. Dai, usiamo pure Melania. Quindi il nostro primo KO lo facciamo. Abbiamo tante di quelle risorse che siamo a posto per un po'. C'è pure l'Ultra Ball per Palkia via Astro. Il sigillo forestale, in realtà io però la comincio già ad assegnarlo a Jirachi. Potrebbe servire per un boss per Manaphy il prossimo turno. Benissimo, ci ho dato tanti danni, non mi serviva fare altro. Primo turno io devo fare questo. Contro Gardevoir non è semplice come matchup, però me la posso cavare. Sicuramente con una partenza come questa parto con il piede giusto. Prossimo turno vediamo un po' qual è la giocata migliore. Potrei davvero pensare di ritirare manualmente questo Suicune, usare il potere di Astro di Palkia, mandare Greninja, vediamo. Vi ho già messo un Gardevoir EX. Anche fare il KO su quello Zacian non sarebbe male, per cercare di accelerare un po' il ritmo della partita. Io ho solo tre carte in mano. Arriva Greninja. Questo lo prende giusto per sfoltire il mazzo, ma non gli serve. Ok, mio avversario sembra un po' fermo, eh. Finché non riempie la panchina non posso mettere KO con lo Zacian, quindi non ha neanche senso fare boss. Anche se boss su quel Kirlia, sinceramente, non mi dispiacerebbe. Oppure Greninja per fare due premi adesso. Intanto è arrivato Palkia. Vediamo la Peso Ball. C'è la Raikou, esatto. Cos'altro abbiamo? Entrambi i boss. Fatto bene a controllare. Ho entrambi i boss nei premi, quindi o provo a usare Greninja adesso. Così tra l'altro pescherei anche il boss. Forse conviene fare Greninja adesso. Peschiamo una carta intanto.
Dragonite. Devo scartare un'energia luminosa con Greninja? Non è un grosso problema, eh. Mi sa che uso Greninja adesso, ovvio. Sì, mi sa che uso Greninja. Perché due premi facili in questo modo sono importanti per accelerare la partita, prima che metta in gioco Manaphy. Quindi faccio così, faccio anche un Ultra Ball scartando un'energia. E forse no, Dragonite in realtà potrebbe servirmi, infatti adesso lo metto in gioco. Magari scarto Raikou. A questo punto Starmie lo prendo, fa niente, dai. Va bene, Dragonite lo gioco. Ok. Usiamo Astro Portale. Assegno esattamente queste tre energie qui. Energia luminosa la metto qua. Perché tanto poi posso comunque caricare con Melania un'energia sui Kun. Attacco di Greninja, mi pesco due premi, mettendo KO Kirlia soprattutto. Sarebbe stato più bello mettere KO due Ralts, ma comunque ha fatto Candy evoluzione. Peso Ball, uffa. Mi serve un boss, dai. Con un boss sono più tranquillo. Ecco un boss, perfetto. Adesso mi resta mettere KO questo Pokémon qua e poi fare un boss in panchina. Lo scambio premi è assolutamente a mio favore, quindi non mi aspetto brutte sorprese. Abbiamo fregato questo mazzo Gardevoir, che non è riuscito neanche a riempirsi. Cioè, si è riempito la panchina, ma abbiamo fatto un KO il primo turno, due KO il secondo, e cavoli, è difficile andare avanti, cioè, mantenere un ritmo in questo modo. Ok, bastano 200 danni, devo usare Dragonite, perché con Suicune non ci arrivo. Pure Palkia, 100, 120, 100, allora 100, 160, 80, 200. Giusto, ho fatto giusto i calcoli. 160, sì, usiamo Palkia allora. Che è meglio di Dragonite che mette danni in panchina e viene messo capo più facilmente. Facciamo così. Voglio usare magari Laburno. Usiamo Laburno, dai, così vedo se c'è qualche carta che può aver senso prendere. Al momento ho tutto, quindi sinceramente non so nemmeno io cosa andrei a prendere. Ho l'altro scambiatore, posso prendere questo. Facciamo così. Questa qua l'assegno. Gioco Starmie. I danni sono 200. 200 danni KO. Adesso vediamo se il mio avversario riesce a rispondere a questa giocata, ma a me manca soltanto un premio. Quindi la vedo veramente dura. Può attaccare con Gardevoir sicuramente. Se si mette 3 danni, tra l'altro posso caricare Dragonite e fare il KO. Ma io in ogni caso faccio scambiatore incrociato e sono a posto. Due caramelle rare. Ragazzi, Gardevoir, il mazzo più forte del formato. Guardate con che facilità lo stiamo battendo. Ho pescato un premio. Tutte le evoluzioni in mano, non abbiamo neanche dato il tempo di evolverli. Niente male. Energia qua, quindi doppio danno. Tempio di Sinnoh, no, non mi dà fastidio. Danni al momento non posso farli, però appunto posso fare danni in panchina e in realtà potrei anche pescare e passare per 4 turni e non avrei comunque perso la partita. Ok ragazzi, partita davvero molto molto semplice. Io uso semplicemente boss, faccio il KO e il nostro Melony Box batte in modo schiacciante questo Gardevoir. Questo è l'ultimo boss, giusto? Eccolo qua. Bella partita, molto molto semplice, molto lineare. Il mio mazzo ha fatto quello che doveva fare e per il mazzo mio avversario non c'è stato un momento in cui poteva pensare di poter vincere. Se vuoi provare anche tu questo mazzo online, puoi acquistare i codici su BuyPTC Geocodes. Avrai anche uno sconto del 5% se scrivi Weaver al momento dell'acquisto. Allora, il mio avversario mi fa iniziare. Io ho una partenza discreta. Non è il massimo, eh. E vedendo le sleeves. Ah, ok. Pensavo fosse un Mew. Quindi, ok, non dovrei aspettarmi
KO particolarmente preoccupanti fino al primo turno. Tanto beh, Luminion, wow. Ok, ho nei premi un po' di tutto, va bene. E facciamo scarpe, facciamo prima Minor Ball forse. Cosa potrei voler prendere in questo momento? Greninja sicuramente. È inutile girarci intorno. Anche perché Squawkabilly in realtà vorrei evitare di prenderlo avendo Luminion in mano. Mi basta vedere un'energia nelle prossime tre carte. Ok, non l'ho vista. Ok. Fa niente per lo scambiatore. Era troppo importante vedere un'energia. Per questo mi permette di far partire il mazzo per il prossimo turno. Ok, con questo è ancora meglio. Sigillo no, aspetto ad assegnarlo perché sono contro un mazzo Lost Zone e potrebbe lo starmelo, quindi preferisco assegnarlo quando lo uso. E comunque c'è anche Palkia, che ha senso avendo Greninja. Per ora va bene così, comunque, dai. È un peccato non aver assegnato perché non potrò fare boss KO al prossimo turno. Su un eventuale Manaphy che potrebbe giocare. Però vediamo innanzitutto che mazzo Lost Zone è questo. Wow, intanto abbiamo il doppio Battle V-Pass. Ok, sembra Lost Zone Box, non mi aspetto quindi Giratina, che sarebbe invece un matchup complicato. Manaphy è già arrivato. Energia Erba, potrebbe essere Giratina quindi. Interessante la scelta di non giocarlo subito. Forse vuole dare la precedenza a Manaphy e Greninja semplicemente. Però boh, cioè, tre confi fin da subito così. Tanto qua un portale miraggio già andato. Quante energie erba! Allora, potrebbe essere che Giratina, che è davvero uno dei matchup più difficili per questo mazzo. Perché chiaramente non abbiamo una debolezza in favore. Questo mazzo si basa molto su questo. Ok, dai, partenza tranquilla. Non tanto bene per me. Vediamo cosa pesco. Ok, questa è un'ottima pescata. Oh, ci siamo, ci siamo. Ci siamo decisamente. Possiamo iniziare a pescare qualche premio tranquillo. Mi prendo Melania. Non dovrei assolutamente subire un KO al prossimo turno. Questa la posso assegnare. Giraci lo gioco senz'altro. Sto pensando se voglio giocare Starmie, ma al momento non dovrei averne bisogno. Ah, ho lo scambiatore incrociato. Allora ne approfitto. Faccio fune di fuga scambiatore. No, beh, gioco Starmie, così ritiro a zero. Sì, perché poi il prossimo turno, se riesco a trovare Palkia, posso fare il KO con Greninja. Più o meno. Vabbè, comunque il KO su Manaphy devo farlo. Adesso che posso, devo approfittarne. Wow, cioè ragazzi, guardate che partenza. Ok. Facciamo questo KO subito. Mi manca Palkia Viastro per riuscire a fare quello che voglio fare. Quindi non è detto. Cioè, stavo quasi pensando magari di aspettare un turno. Tanto questa è una bella pescata, sicuramente. Ho anche Kissara come opzione. È che diciamo che pescare due premi con Greninja è una cosa che devi fare il prima possibile, perché poi magari ti rigiocano Manaphy. E quei due premi che peschi in fretta, poi ti accorgi nel corso della partita che ti mettono in grande vantaggio. Quindi se riesco al prossimo turno devo assolutamente forzare questa cosa. Lui tra l'altro non ha ancora fatto Acromio. Gioca l'Iris. Non credo di aver mai visto una Iris in un mazzo Lost Zone. Non posso dire che non l'ho mai vista in nessun mazzo, perché sto provando un po' di mazzi strani ultimamente e la gioco. Quindi non giudico chi gioca l'Iris, perché è un'ottima carta in realtà. Però in un mazzo Lost Zone non l'avevo mai vista. Vediamo se arriva Giratina, perché secondo me... Ah no, ha rimischiato Manaphy. Ok, boss KO. Così intanto penso come fare a settare Greninja.
Vado avanti a metterglielo KO fino a quando rimarrà un turno senza mana fin gioco. Il mio avversario non ha ancora visto Chromio. Io purtroppo. Allora, vediamo se pesco un'energia, sarebbe una cosa bellissima. Però Mesapoli ci sta per Palkia, quindi magari comincio a vedere se riesco a evolvere. Uffa. Però assolutamente facciamo boss su questo Manafi. Deve proprio andare KO il prima possibile. Ok, KO. Alla grande. Peso Ball, anche questa non serve assolutamente a niente. Ah, ok, ho capito di cosa stiamo parlando. Lui gioca Milotic per evitare che io faccia Kissara e quindi lui si costruisce una mano con tutte le carte che vuole. E questa cosa va benissimo. Lui giocherà Kyogre probabilmente. Però continua a vedere tante energie erba, ma non Giratina. Giocherà Serperior, Miauscarada. Non so bene che cosa giochi. Comunque io prossimo turno voglio assolutamente riuscire a mettere KO due Pokémon. Perché se riesco poi diventa veramente una cosa semplicissima. Se trovo Palkia Viastro riesco sicuramente. Ok. Ok, ragazzi, questa mi è nuova. Ok, per ora sono solo 120 danni. E non posso mettere KO in un attacco, faccio 220 io. Non ho attaccanti di tipo fuoco. Ho Dragonite, quindi appena subisco un KO posso mettere in gioco Dragonite magari. Vedete che sta per riuscire ad attaccare già con Guocien. Ah no, che peccato! Cavoli! Ero curiosissimo di vedere questo mazzo. Non ho mai visto un mazzo Lost Zone con questi attaccanti. Bellissimo però. Sapevi che esiste il gruppo Telegram per gli abbonati del covo di Weavile? Abbonarsi è semplicissimo. O paghi 4 euro al mese facendo un abbonamento di primo livello su Twitch, oppure se hai Amazon Prime collegato a Twitch, l'abbonamento è completamente gratuito. Per qualunque informazione, chiedimi pure nei commenti. Ah, sono contro Cian Pao. Molto interessante. Questo è un matchup un po' complicato perché lui gioca un mazzo veramente molto molto aggressivo e dipende moltissimo anche dalla partenza che ha. Adesso, da quello che sto vedendo, la partenza è buona, non per forza ottima, ha solo tre carte in mano. Ora avrà due energie in più. Dipende se ha Perula in mano. Vediamo, eh. Vediamo, sì, è un po' complicato come matchup, ma si può fare. Adesso con calma facciamo tutto. Scarpe da trekking. Io userò Squawkabill in questo turno, lo so già. Dragonite va benissimo. Va bene anche il sigillo. Faccio Ultra Ball su Drapion e su un'energia. Potrei prendere Greninja. Ah, non ho Lumineon. Io stavo pensando Lumineon. Raikou ce l'ho che sarà importantissimo. Ok, non ho Lumineon, quindi a posto. No, non uso Greninja adesso, preferisco. No, magari un'energia gliela assegno comunque. Perché mi sa che sarà il prossimo attaccante che uso. Poi farò Melania, farò il KO. E mi tengo Raikou per Palkia. Voglio rimischiare qualcosa. Drapion non ha proprio senso rimischiarlo, anzi. Meglio lasciarlo negli scarti così non rischio di pescarlo. Benissimo. Usiamo anche Battle V-Pass subito per girarci. E direi addirittura anche Raikou a questo punto, anche se ho scartato il Super Amo, quindi se il mio avversario è antipatico potrebbe fare boss KO Raikou. Ma non può fare boss KO Raikou il prossimo turno. Poi facciamo scarpe da trekking. No, questa non mi serve. Questa energia la scartiamo. Mi piacerebbe tantissimo riuscire a togliere Squawkabilly dalla posizione attiva. Anche se cosa metterei al suo posto, non lo so. No, non posso. Quindi devo.
concedergli questo KO. Tra l'altro, vabbè, faccio la Burno, poi il prossimo turno, quindi il KO riesco a farlo senza problemi. Diciamo che questo è un matchup con uno scontro abbastanza equo. No, cavoli, ma giocherà un aspiratore perduto, ce l'aveva tre carte in mano, ce l'aveva in mano adesso. Che tra l'altro col Sennori poi potevo magari usarlo per prendere tipo una fune di fuga. Non lo so se avrebbe avuto senso. Vabbè, mi conservo comunque l'altro sigillo, peccato. Comunque ho anche Palkia nei premi. Sono reso conto adesso che ho anche Palkia. E questo potrebbe essere un po' fastidioso. Infatti forse col Sennori poi era meglio usare il sigillo per prendere la peso ball e mettere Palkia in gioco. Però con Palkia in gioco, no, beh, in realtà non, se, non potrei più usare Palkia, quindi forse no. Tanto lui sta facendo le sue cose per bene. Però non c'è Bidoof e neanche Bibarel, quindi può darsi che se ora io gli rispondo con un KO aggressivo magari lo fermo un attimo. Cioè non ha Greninja in gioco, non ha Bibarel. Eh sì, proprio i danni giusti giusti, cavoli. Probabilmente se avessi messo attivo Dragonite non avrebbe neanche fatto il KO, peccato. Comunque fa niente, non importa. Non... è un matchup difficile, ma secondo me è fattibile. Tanto qua scartiamo il più possibile. Benissimo che l'ho pescata. Uso comunque la Burno. O voglio usare Boss su Baxcalibur? Sì, facciamolo. In questo caso sì. Devo pensarci prima forse. No, no, in realtà va bene. Perché in ogni caso, no, magari per caricare Raikou, dicevo. Però in ogni caso non avrebbe avuto senso. No, avrei fatto la Burno su Raikou, scambiatore incrociato. Facciamo così. Allora, non mi piace il fatto di pescare un premio soltanto. È una cosa che mi dà un po' fastidio. Però, oh sì. E vedi, a fare le partenze super esplosive cosa succede poi? Che poi... ti frego, cavoli, sono contento, non me l'aspettavo di vincerla questa, wow, bella, sono contento. Allora, stavolta abbiamo avuto una brutta partenza, perché le supporter non mancano, quello che manca è tutto il resto. Rotom V, non ho idea di quale possa essere questo mazzo. Ah. Sarà sen giusto per ritirare dopo. Però la partenza stavolta è pessima. Potrebbe essere Magneson. Magneson. Dialga con Magneson. Wow, stai giocando quel mazzo. Stupendo. Che debolezza ha? Metallo? Cavoli, non ho modi per metterlo KO. Va bene. Il mio avversario sta giocando un mazzo davvero molto molto carino. Perula, vediamo cosa si prende. Io mi sa che devo già usare Luminion per Kissara, perché con questa mano non posso fare assolutamente niente, purtroppo. Greninja aiuta, però in ogni caso devo fare così. Cioè, in realtà potrei fare Boss KO Feebas con Jirachi. Sprecare due energie luminose. No, raga, non ha senso. Prendiamo Kissara. Me la prendo con un attimo di calma e basta. Non ha proprio senso sprecare due energie così. Giochiamo Raikou. Questa energia la scarto volentieri. Bisogna ripescare. Bene che ne ho trovata un'altra. Non mi aspetto assolutamente un KO al prossimo turno. Il suo mazzo è molto lento. Quindi intanto con calma faccio così. Ultra Ball va bene. Va bene, dai. Vediamo. Allora, per chi non conoscesse Tinkaton EX, allora innanzitutto è un mazzo su cui voglio fare un video. Sto ragionando sulla lista da un po' di tempo. Ha un attacco che dice: fai 30 danni per ogni carta che hai in mano. Milotic ha un'abilità che dice: il tuo avversario, se usa per esempio carte come Kissara, cioè il tuo avversario con le carte aiuto non può interagire con la tua mano. Quindi se io uso Kissara, se uso Arbitro, chi ha Milotic non rimischia la mano. E l'idea quindi è quella di conservare almeno 10 carte in mano per fare 300 danni ogni turno. Io qui naturalmente posso provare a settare Palkia,
quindi tenermi stretto sigillo forestale e provare ad attaccare con Greninja. Perché lui appunto gioca un mazzo piuttosto lento. Sigillo forestale, però adesso appunto non è quello che mi serve. Suicune, carino. Usiamo tranquillamente Melania. Scambiatore incrociato. Tra l'altro Marotic non riserve perché io ho una sola Kissara e l'ho già usata, quindi ormai è completamente irrilevante questo. Quanti danni faccio? 140. Posso usare Ultra Ball scartando Drapion e Starmie. No, Starmie però ritira a 0, quindi Zapdos. E prendere un Palkia. No, più che altro voglio pescare dei premi facili. 160, no, 180, non arrivo al KO. Non arrivo al KO, cavoli. Questo qua lo assegniamo qui. Ha senso mettere KO quel Tinka Tink? Cavoli, per 10 danni. Non so se ha senso mettere capo a quel Tinka Tink. Tra l'altro io sono bloccato il prossimo turno. Non lo so, raga, forse è una mossa sbagliata questa, eh. Sono un po' indeciso anch'io, perché non ho una bella mano e sto sfidando un mazzo che non ho mai sfidato, quindi sto anche cercando di capire qual è il modo migliore per giocarmi la partita. Ecco, c'è un altro Tinka Tink, quindi adesso sei riuscito a fare il KO. Non vedo l'ora di usare Greninja. Vediamo se gioca Manaphy. In tal caso ho fatto bene a conservare lo scambiatore. Girachi lucente. Questa è una bella idea, non ci avevo pensato. Mi sa che adesso io ora uso lo scambiatore incrociato su Rotom. Così pesco due premi. E intanto pesco un po' di carte. E poi provo a fare la giocata con Greninja. Benissimo. Senza volerlo ho fatto bene a non giocare lo scambiatore incrociato prima. Ma direi proprio di no. Melania va benissimo. Uffa, questa stadio non la giocherò mai nel breve termine. Allora, giochiamo pure Starmie. Scambiatore incrociato su Rotom. Mando Raikou. Ah, non ho ancora pescato. Devo farlo prima. Vabbè, non cambiava nulla. In realtà macella dello stadio ora sì che posso usarla, perché qualunque carta lui abbia in gioco... Sì, e come? E io butto Luminion? Sì, direi di sì. Lui butta un Tinka Tink, perfetto. Dai, KO Rotom. Prossimo turno voglio riuscire a mettere KO due Tinka Tink. Bisogna vedere se riesce a ora magari riuscirà anche a evolverli, eh. Diciamo che settare Palkia è una cosa un po' difficile a volte, perché gioca poche Ultra Ball questo mazzo. È una piccola modifica che sto pensando di fare. Però visto che comunque non è una carta fondamentale in ogni partita, tutto sommato ci sta, c'è anche la Burno volendo. Ah, io potrei fare il KO adesso con Girachi. Sapete cosa fa attacco di Girachi? Lascio due volte la moneta, se c'è entrambe le volte testa mi mette KO. Un altro Rotom, ma questa cosa è bellissima. Io potrei vincere in pochissimi attacchi, quindi. Ho pescato Palkia! Ho pescato Palkia! Ho vinto. Ho vinto. Ho due energie negli scarti. No, una. Due con questa qua. Però adesso comunque le scartiamo. Ho vinto. Perché non ce la fa a risettarsi in tempo. Cioè, ma non esiste proprio. Quindi adesso con calma facciamo le cose per bene. Non c'è nessuna fretta. No. Aspetta, quanti energie ho negli scarti? Ne ho due, perfetto, una dalla mano. Ah no, una la scarto adesso. Quindi scarto questa.
Mando Greninja. Ne ho tre, giusto? Sì. Astro Portale. E potrebbe anche concedere. Io fossi lui concederei adesso. Come fa a vincerlo mai? Faccio così. Questa energia acqua la segno qua. Attacco di Greninja. E concede. Per forza, ragazzi. Come vuoi fare? Fortissimo. Mamma mia. Cioè abbiamo un attacco forte. Qua c'è un bug, vabbè. Abbiamo un attacco forte al primo turno tra Raikou e Suicune. E poi possiamo fare l'attacco di Greninja quando vogliamo. Cioè questo mazzo è sia aggressivo sia riesce a fare danno in panchina. Troppo bello. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Le partite devo dire sono state davvero molto belle, molto avvincenti. E hanno dato un'idea molto chiara di com'è giocare questo mazzo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere nei commenti se per voi questo potrebbe diventare un mazzo competitivo. Oppure se è semplicemente una cozzaglia di Pokémon che appena becca un mazzo contro cui non è preparato poi alla fine perde. Sono curioso di sentire le vostre opinioni. Ragazzi, ci vediamo prestissimo. Ciao.